salute a tutti dalla vostra donna. Oggi vorrei parlarvi di un caso di self-realization, la mia self-realization. Non ho vergogna a confessarvelo, ho cambiato identità. Ieri era Veronica, un'artista fallita, oggi donna, un'entità realizzata. Ma quanto importanti sono nella vita di ognuno i fallimenti? Quanta gioia può nascere dal dolore? Quanta fortuna aver sofferto! In questa ricerca sofferta dell'amore per se stessa, Veronica non trovò nulla. Fu così che cominciò a costruirsi nuove identità. Facciamo un teatro un po' particolare qui, teatro di ricerca, sa cosa vuol dire, vero? Mi ha sentito parlare almeno. Sì, sì. Allora, iniziamo con qualcosina così di semplice. Mi faccia un pisello. Pisello. Pisello vegetale, pisello. Pisello, signorina, un pisello. Mi sa la pelce. Riccia. Più riccia. Riccissima. Sì, va bene, va bene. Il mondo è tutto aperto!
l'infanzia di Veronica fu estremamente dura e sofferta. Ogni artista può passare un'infanzia traumatica. Ma che opportunità splendida al dolore! Viverlo nel presente, accoglierlo in sé, stare male! Artisti disperati di tutto l'universo, la via della guarigione non sta nelle narcisistiche rappresentazioni di se stessi. Sempre molto emozionante rivedersi in stato di performance. E Veronica visse il momento degli spettacoli come un ulteriore trauma. Fu così che, allontanandosi dalle scene, Veronica si dedicò all'introspezione, alla ricerca della vera via per la felicità interiore. Ella cercava disperatamente le radici della sua profonda crisi. Ma ad aprirci gli occhi, a toglierci la nebbia che abbiamo davanti, spesso è qualcosa che non cerchiamo o che crediamo di non cercare. Le soluzioni ai problemi stanno fuori dai problemi stessi. Ecco come ho trovato la mia self-realization. Nasce la playa del mare.